La reindustrializzazione dell'Europa non può prescindere dall'alluminio, ma questo comparto, come molti altri, soffre l'aumento del costo dell'energia e a causa di norme ambientali troppo gravose. I dati parlano chiaro e ci confermano questa analisi. Dal 2003 ad oggi, 11 delle 26 principali fonderie di alluminio dell'Unione Europea hanno chiuso e non è stata aperta alcuna. Il costo dell'energia è infatti più alto in Europa che nelle regioni concorrenti, in particolare in Medio Oriente e in Russia. E questo rende meno competitive le imprese europee che devono confrontarsi con i produttori di paesi meno impegnati di noi nella lotta al cambiamento climatico. Altri settori ad alta intensità energetica si trovano ad affrontare problemi analoghi. Lo studio CEPS, che ho presentato da vicepresidente della Commissione europea, conclude che l'8% dei costi totali di produzione dell'alluminio sono stati causati dalla legislazione dell'Unione Europea, in particolare dalle politiche energetiche e dal sistema di scambio delle quote di emissione. L'ITS rappresenta un elemento necessario, è chiaro, per la protezione del clima, ma ha aumentato l'onere sull'industria in Europa. E questo comparto ha sofferto dei suoi effetti indiretti. I produttori di energia elettrica scaricano infatti i loro costi sulle emissioni ai loro clienti. Oggi i produttori di alluminio pagano per le emissioni, mentre in altri paesi tali norme non esistono e questo non è giusto. Tutto ciò fa sì che l'industria europea dell'alluminio si trovi a lottare con minori margini di profitto in un clima di costi crescenti. Oltre all'impatto diretto sull'industria dell'Unione, i prezzi elevati dell'energia scoraggiano anche gli investimenti nel settore, rendendo così probabile la chiusura di impianti esistenti. Se oggi non posso essere qui con voi è proprio perché sto presentando la mia proposta sull'ITS Market Stability Reserve in Commissione Industria a Bruxelles. Vi farò avere quanto prima la mia relazione, ma in sostanza io chiedo, primo, misure per tutelare l'industria europea. Secondo, un meccanismo armonizzato a livello europeo per compensare i costi indiretti provenienti dall'MSR. Terzo, assicurare la disponibilità di quote gratuite almeno per gli impianti con le migliori performance. Quattro, chiedo agli Stati membri di utilizzare almeno il 50% dei proventi dell'ITS in progetti di ricerca e sviluppo per i settori a rischio di carbon leakage. Sono convinto che sia possibile produrre alluminio in modo competitivo in Europa. Ma ci vogliono politiche nazionali e comunitarie lungimiranti che risolvano questi problemi. Per quanto mi riguarda, farò di tutto per impedire la chiusura di nuovi impianti.